Ettore Messina, uno dei più grandi allenatori italiani di pallacanestro, oggi qua a San Patrignano. Ha allenato e allenerà fior di giocatori vista la sua prossima esperienza in NBA. Oggi però l'abbiamo visto al camp organizzato dall'agenzia di Carlton Myers allenare quei ragazzi come fossero dei professionisti, dando tutto se stesso. Forse questo è il segreto per arrivare lontano? Non lo so se è un segreto, però è l'unico modo in cui mi ritrovo. Non riesco ad andare in palestra, diciamo, modulando l'impegno. Se no in palestra ci vai perché ti piace, perché vuoi stare con questi ragazzi e perché parte del processo è anche, diciamo, prendersela a cuore come quando tu alleni un giocatore magari già fatto e famoso. Si dice che i giovani facciano sempre più fatica a emergere nello sport e nella società in generale, forse. Quale consiglio si sente di dare? Credo che ci siano tante cose di cui parlare. Io ho una figlia di 23 anni e un bimbo di 7. Vedo due mondi diversi, due mondi dove secondo me l'insicurezza è un problema. L'insicurezza nei confronti di se stesso, l'insicurezza nei confronti del mondo esteriore. Tante volte noi scambiamo appunto l'insicurezza o la timidezza o la poca certezza dei propri mezzi per strafottenza o per incapacità di impegnarsi. Secondo me riuscire a entrare un po' di più nella loro testa è fondamentale. Loro, quello che mi sento di dire ai giocatori è che devono cercare di essere più chiari possibile. Perché diciamo, esprimendo anche le loro difficoltà o i loro dubbi possono aiutare anche quelle persone che vogliono dargli una mano a dargli una mano, se no diventa tutto più complicato. Ecco, è venuto a San Patrignano in occasione di questo camp, ma è venuto anche per tornare a San Patrignano, ha detto prima. Che idea si è fatto e che idea ha di questo posto? Ma io ero venuto tanti anni fa insieme a degli amici che, diciamo, erano vicini appunto alla struttura e mi avevano portato qui un giorno a vedere, facevamo qualcosa di pallacanestro, ma sinceramente il ricordo è molto sfocato della parte pallacanestro. Ricordo viceversa bene l'impatto con la struttura, che allora non era così estesa, così ampia, così organizzata come adesso. Sicuramente è un qualcosa che ti colpisce molto per l'impegno che ci si mette, per l'autodisciplina che si vive, per l'impegno enorme a cercare di superare difficoltà importanti, per il senso di dedizione che c'è in tutti quanti, da Muccioli fino ai ragazzi. Insomma è un'esperienza molto molto particolare, sicuramente. Grazie.